Ciao a tutti, in questo video proviamo il nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa all'interno di Adobe Premiere che permette di estendere i video. Tra le novità più interessanti della versione 2025 di Premiere Pro troviamo il Generative Extend Tool. Attualmente è una funzione che troviamo nella versione beta, ma è già possibile provarla e sarà a breve introdotta ufficialmente all'interno del software. Questo strumento permette di estendere la durata dei nostri video utilizzando l'intelligenza artificiale generativa. Sicuramente molto interessante perché è uno strumento che troviamo direttamente in timeline, quindi non dobbiamo spostarci su software esterni, e va a coprire, diciamo, una funzione che spesso e volentieri è utile, in quanto capita di non avere abbastanza materiale per coprire anche solo piccole porzioni di timeline. Andiamo a provarlo su alcuni video di tipologia diversa e vediamo anche le attuali limitazioni. Partiamo da questo video, quindi un video con un soggetto in primo piano e anche la camera che è in movimento e segue appunto la persona. Immaginiamo di dover estendere questa clip. Se siamo appunto nella versione beta di Premiere Pro, ci basterà andare nella barra degli strumenti e in fondo troveremo proprio questo nuovo tool, Generative Extend Tool. Lo possiamo selezionare, vedete che ci viene appunto sottolineato come sia uno strumento che ha delle limitazioni, quindi possiamo andare poi a leggere effettivamente le caratteristiche che devono avere i video per poter utilizzare ad oggi questa funzione, ma detto questo ci basta semplicemente selezionare la fine della clip, trascinare e vedete che possiamo allungare in questo momento solo di pochi secondi la durata della clip. Parte l'elaborazione che ci viene evidenziata proprio sopra la clip stessa, ovviamente avendo in background, quindi noi nel frattempo possiamo lavorare, ma comunque è abbastanza rapida considerando che appunto deve generare effettivamente del nuovo materiale e quindi c'è dell'elaborazione anche piuttosto pesante, e possiamo anche farlo su più clip contemporaneamente, quindi verranno messe chiaramente in coda di elaborazione. Per ora guardiamo il primo risultato. Intanto vediamo che una volta terminata l'elaborazione viene generata questa sorta di etichetta che va ad evidenziare quale porzione di video è stata aggiunta. Dopodiché possiamo semplicemente andare in play, partiamo dal video originale in modo da controllare un po' il prima e il dopo, quindi questa è la parte originale e questa è la parte generata. E possiamo vedere che effettivamente non distinguiamo la parte, almeno in questa ripresa, originale dalla parte che è stata generata, perché il video continua in maniera naturale. Forse giusto l'ultimo paio di frame si incomincia a percepire qualcosa di leggermente diverso, ma in linea di massima funziona molto bene. E chiaramente una delle limitazioni attuali è il fatto che possiamo generare un paio di secondi di video, quindi non è tantissimo, però sicuramente poi andrà migliorando questa opzione. L'altra cosa che per ora è una grossa limitazione, ma ripeto, siamo ancora in versione beta, quindi probabilmente è proprio uno dei motivi per cui non è ancora rilasciato ufficialmente, sono i tipi di video, nel senso che noi possiamo fare questa operazione solo su video full HD, quindi 1920x1080, non 4K per il momento e con un frame rate non superiore ai 30 fotogrammi al secondo. Quindi sicuramente verrà aggiunto 4K, sicuramente verrà aggiunto un frame rate più elevato e soprattutto non è possibile farlo su video verticali, che invece spesso e volentieri sono proprio i video che hanno bisogno di maggiore elaborazione. Quindi diciamo che sono in questa fase ancora strumenti che possiamo testare per immaginarci come poi saranno una volta rilasciati. Andiamo velocemente a fare alcune prove su video diversi, ad esempio questo dove non c'è la figura umana ma c'è semplicemente un dettaglio della corsa. Facciamo velocemente clic sullo strumento e lo andiamo ad allungare, e mentre elabora, volendo possiamo anche procedere con gli altri video. Ad esempio potremmo provare su questo video questa carrellata in movimento con la persona e il paesaggio, quindi possiamo cliccare ed estendere e vedete che comunque continua l'elaborazione benché ce ne sia già un'altra in atto, ma possiamo metterle comunque in coda in modo da poi tornare e vedere il risultato finale. E proviamo con invece questa ripresa aerea in movimento per vedere se riesce, diciamo, a continuare il movimento di questa. Torniamo nel frattempo alla prima che abbiamo messo in elaborazione e che sta per finire, quindi vediamo il risultato finale. Ecco, nel frattempo ha proprio finito la prima che abbiamo messo in coda. Partiamo dal video originale, vediamo come prosegue e direi che anche qui non abbiamo praticamente differenze fra il video originale e il video generato. Quindi da questo punto di vista
il risultato è ottimo. Proviamo a vedere come si comporta con le altre due, che nel frattempo sono state generate, quindi questo è il video originale, e vediamo quando raggiunge la parte generativa, anche qui continua senza nessun problema. Proviamo ancora a vedere la ripresa aerea, che sta finendo l'elaborazione in questo momento. Partiamo dal video originale e vediamo come prosegue. Anche in questo caso non abbiamo nessun problema dal punto di vista visivo ed effettivamente il video è stato esteso. Nel mio caso noto, soprattutto in questa ripresa, forse presente ma in maniera meno marcata anche nelle altre, una leggera differenza di luminosità nel momento in cui parte il video generato, ma potrebbe essere anche qualcosa in preview e che poi non viene visualizzato in esportazione. Possiamo fare una prova veloce prima di concludere. Ecco, purtroppo rimane anche in esportazione, quindi abbiamo notato questo piccolo difetto, correggibile facilmente con un minimo di color, ma comunque è sicuramente uno dei problemi relativi al fatto che ci troviamo ancora in una versione beta. In linea generale, quindi, sicuramente è una novità molto interessante e staremo a vedere quando verrà inserita ufficialmente quali saranno le caratteristiche definitive. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.